Ciao, benvenuti a Speciale Guerre Puniche 2, Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di episodi di podcasting destinati a fornire brevi pillole sulle ragioni dell'esistenza e detonazione delle Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Buon ascolto! Benvenuti a questo episodio di Climate Change Wars. In questa puntata parleremo rapidamente e brevemente di impatti da cambiamento climatico. O vi andate a scaricare tutti i files dell'IPCC e poi vi andate a fruire un bel gruppo di conferenze sul cambiamento climatico che sono rintracciabili in YouTube, oppure vi sorbite questo breve podcasting. Tra gli impatti del cambiamento climatico c'è una cascata di tipping point climatici, cioè una serie di cambiamenti dello stato del mondo che, quando questi si verificheranno, si avrà una mutazione, un cambiamento appunto dello stato del mondo e del contesto. Una volta eseguito un cambiamento del contesto, seguiranno una serie di ulteriori cambiamenti a cascata, appunto, che oggi al momento appaiono remoti, mentre con l'inizio degli impatti più pesanti del cambiamento climatico, queste mutazioni climatiche sarebbero e sono praticamente una serie di eventi molto più probabili. Il primo evento da considerare, che capiterà perché già adesso l'IPCC lo ha previsto dal 2100, ma la maggioranza dei climatologi stimano il blocco della corrente del Golfo prima del 2100, quindi orientativamente da qualche parte entro tra il 2050 e il 2100 o un po' prima o intorno al 2050. È credibile infatti ipotizzare il blocco della corrente del Golfo perché già oggi si è ridotto la portata dell'AMOC, si è ridotta di un 30%. Questo a causa del flusso di acqua dolce, fredda e dolce proveniente dal melting della Groenlandia. Il motore termoalino della corrente del Golfo è infatti spinto ed alimentato da acqua salata fredda che sprofonda e quindi il nastro trasportatore che poi innesca tutto il movimento fino al praticamente la corrente del Golfo, che in superficie risale e poi riporta verso il nord Europa acqua calda salata. Un'enorme massa di acqua fredda e dolce proveniente dallo scongelamento del Groenlandia blocca e rallenta il motore termoalino perché interdisce l'acqua dallo sprofondare. Essendo acqua dolce e fredda, praticamente questa si diluisce all'interno dell'acqua salata, si riduce la salinità dell'acqua e di conseguenza si ha un blocco o un rallentamento della corrente del Golfo. Un altro secondo fattore da considerare è il fatto che il Polo Nord, tutti i climatologi stimano nel decennio 2020, quindi in linea generale dall'inizio del 2030 sarà un evento certo e sicuro e in modo stabile, che il Polo Nord nel periodo estivo ed autunnale sarà privo di ghiacci, interamente privo di ghiacci. Tutto questo influirà sul motore termoalino della corrente del Golfo, in quanto la temperatura del Mar Polare Artico tenderà a riscaldarsi in base al appunto cambio dell'albedo, e quindi innalzando la temperatura ci sarà un altro fattore aggiuntivo che andrà a rallentare e bloccare il meccanismo termoalino, che è mosso, ricordo appunto, dalla bassa temperatura dell'acqua e alta salinità. La bassa temperatura dell'acqua verrà un fattore che verrà rallentato dal Polo Nord Ice Free, in quanto il Mar Polare Artico tenderà a riscaldarsi per il cambio dell'albedo. Oltre,
diciamo anche a un completo scioglimento dei ghiacci, che quelli più antichi sono relativi a contengono praticamente non acqua salata, ma bensì acqua dolce, e anche questo concorrerà in modo negativo all'abbassamento della salinità. Inoltre, la salinità cadrà in modo rilevante a causa del fatto che appunto la Groenlandia, come ho ripetuto più volte, è in scioglimento, e quindi enormi masse di acqua dolce e fredda rallenteranno il motore termoalino, diluendone la salinità. Tra i danni da climate change c'è il rallentamento dei jet stream a causa della riduzione del gradiente termico. Poiché in alta quota le temperature tendono a riscaldarsi, a causa del cambiamento climatico, i jet stream in alta quota rallentano di velocità. Di conseguenza, le aree cicloniche ed anticicloniche tendono a essere più stagnanti, inchiodate su ampie aree geografiche, e quindi di conseguenza hanno impatti negativi sulle rese delle produzioni agricole. Infatti portano periodi di severe weather con periodi inverni molto rigidi oppure periodi di grande siccità. Inoltre, durante le fasi di cambiamento con spostamenti delle aree cicloniche ed anticicloniche, quando diciamo queste due grandi aree tendono a incontrarsi, si scatenano eventi violenti di carattere climatico. Tra gli ulteriori eventi meteorologici molto violenti sono da ricordare la incrementata potenza degli uragani e delle tempeste a causa dell'innalzamento della temperatura del mare, che causa appunto una maggiore energia in questi fenomeni, anche a causa del fatto che c'è più energia, diciamo, all'interno dell'atmosfera, e il pianeta cerca in un qualche modo di riequilibrare i cambi di temperatura all'interno di tutto il globo, causando ovviamente eventi meteorologici sempre più violenti. Sempre tra i danni da cambiamento climatico c'è l'innalzamento del livello del mare. Ora, i climatologi, c'è una stima concorde che prevedono tendenzialmente una risalita del livello del mare tra i 90 centimetri e un metro entro il 2050. Tra il 2050 e il 2100 un altro un'ulteriore crescita di un metro o un metro e mezzo, mentre nel XXI secolo, e quindi oltre il 2100, sicuramente i mari risaliranno di più 7 metri. Ora, stare a preoccuparsi dei problemi di oltre il 2100 è obiettivamente, seppur importante, non essenzialmente stringente, ma la risalita del livello del mare da qui al 2050, con una crescita del livello del mare di più 90 centimetri o un metro, e poi successivamente nella seconda parte del XXI secolo, quindi dal 2050 al 2100, di un altro un metro e mezzo, quindi per un totale di 2 metri e mezzo in un secolo, è ovviamente un elemento da considerare come una grave minaccia. Perché tra gli impatti che si avranno è che la maggioranza della popolazione mondiale vive lungo le coste, quindi di conseguenza la crescita del livello del mare andrà a impattare sulla inabilità e invivibilità di queste aree praticamente lungo la costa, che diventeranno non più fruibili, non più vivibili. Infiltrazioni di acqua marina all'interno delle falde acquifere, caduta delle rese agricole, e poi un grave pericolo all'interno del Mar Polare Artico, dove giacciono gli idrati di metano, ed anche nella tundra, che le coste, diciamo, siberiane del Mar Polare Artico sono molto, molto basse, con la risalita del livello del mare, anche se essendo acqua fredda, sarebbe comunque una temperatura più elevata del permafrost, che è bloccato nelle terre, diciamo, siberiane, e di conseguenza avremo lo scioglimento del permafrost e il rilascio massivo di enormi quantità di gas serra, in particolar modo metano, che è 30 volte più potente della CO2 in termini di effetto serra.
acidificazione degli oceani che comporta una caduta della biodiversità e delle specie animali, oltre al saccheggio delle riserve alimentari per crescita della sovrappopolazione. Abbiamo poi altri tipi di problemi che derivano dalla deforestazione, in quanto la risalita del livello del mare e l'assottigliamento delle riserve, diciamo, di acqua fresca e potabile, anche per scomparsa di tutti i ghiacciai, necessiterà necessariamente l'abbattimento di una serie di foreste, cosa che attualmente sono territorio inutilizzato, per recuperare quel terreno fertile che sarebbe andato perduto. E quindi un ulteriore aggravamento praticamente del cambiamento climatico, dato che le foreste sono, assieme ai mari, un forte elemento che acquisisce e stocca sottoterra i gas della CO2. Andiamo quindi a considerare rapidamente per continenti gli impatti del cambiamento climatico, limitandosi ad analizzare le continenti ad alto rischio di guerra. Per farla corta e breve, l'Asia, che è un continente il più popolato del pianeta e lo resterà anche nei decenni a venire, possiamo sintetizzare il fenomeno del cambiamento climatico come una traslazione a nord della fascia del clima temperato, nella zona desertica che salirà gradualmente verso nord, la taiga diventerà steppa e quindi avremo un allargamento dei deserti freddi. Nella zona, diciamo, della tundra, una parte della tundra diventerà taiga perché, diciamo, la foresta migrerà verso nord e il territorio dell'attuale tundra andrà a ridursi sia per una risalita della taiga quanto per un allagamento derivante dalla crescita del Mar Polare Artico. Per quanto riguarda l'Africa, invece, è un enorme continente già oggi sovrappopolato, e nel 2050 sarà anche peggio con 2,4 miliardi di persone. I due enormi deserti, Sahara e Kalahari, andranno a dilatarsi e a crescere di superficie, di conseguenza la savana secca diventerà deserto e andranno a ridursi le aree della foresta equatoriale, sia per traslazione della savana secca, sia per abbattimento delle foreste per recuperare terreni coltivabili, per cercare di sfamare l'enorme popolazione di 2,4 miliardi presente in Africa, con ulteriori danni chiaramente per il cambiamento climatico, perché, come già ripetuto, gli oceani, quanto le foreste, sono un forte elemento di abbattimento per i gas serra e l'abbattimento delle foreste per recuperare terreno fertile perduto a causa della sovrappopolazione determinerà negli anni successivi una crescita e un'accelerazione ulteriore dei danni da cambiamento climatico. Se quindi in Nord Europa è attesa una canalizzazione del clima a causa del blocco della corrente del Golfo, nell'Italia è attesa una desertificazione, il futuro dell'Italia è praticamente diventare come l'Egitto, con poi una risalita del livello del mare di 1 metro o 90 centimetri entro il 2050 e un altro 1,5 metri oltre il 2050 fino al 2100. Quindi molte aree dell'Italia, per quanto riguarda nel Veneto e anche nelle Marche e nell'Emilia e anche in molte altre aree, finiranno praticamente tutte sott'acqua, con infiltrazioni poi di acqua salata all'interno delle falde acquifere, una caduta della produttività della resa agricola e la scomparsa totale di quello che oggi è tutta l'industria turistica, che muove un alto numero di impiegati lungo le coste, diciamo, dell'Adriatico. Ovviamente i problemi della penisola italica non finiranno solamente a questi due fattori, c'è poi da considerare il fatto che tutti i ghiacciai spariranno, quindi di conseguenza il flusso di acqua fresca potabile proveniente dalle montagne si estinguerà.
Inoltre c'è da considerare il fatto, oltre ai normali problemi derivanti dai terremoti, incendi, frane e alluvioni derivanti da severe weather per tempeste, diciamo, medicane e trombe marine, che a causa dell'innalzamento della temperatura del mare e anche per il cambiamento climatico, determineranno la formazione di eventi climatici estremi, quali ad esempio il Medicane, abbiamo visti già all'opera anche numerosissime trombe marine in questi ultimi anni recenti, che si abbatteranno su tutte le città della costa del Mar Mediterraneo e quindi anche e soprattutto della penisola italica, dato che è una penisola calata in mezzo al Mar Mediterraneo, generando danni e morti sia nel Mar Adriatico quanto nel Mar Tirreno, Mar Ligure, Mar Ionio e quant'altro. Oltre a queste ottime notizie che si profilano all'orizzonte da parte della scienza, c'è da considerare il fatto che ovviamente i 2,4 miliardi della bomba demografica africana, una larga parte, uno su due, sicuramente dovrà muoversi per cambiamento climatico e finiranno per migrare nella zona del nord-est dell'Africa, impattando poi successivamente sull'Europa e l'Italia e la Grecia, che sono le isole e penisole, immediatamente prospicienti praticamente a tale area. I percorsi IPCC, immaginati in RCP 2.6 e RCP 4.5, sono fantascienza perché la realtà è molto peggiore. IPCC immagina la presenza di tecnologie di terraformazione nel futuro. In realtà non esistono tecnologie di terraformazione e nessuno ci sta investendo sopra. Quindi, anzi, esiste il forte rischio, sempre più crescente nel tempo, di uno scioglimento dei gas ad effetto serra e del metano nella zona della tundra, in relazione sia a un cambio di albedo, sia al climate change, sia alla risalita del livello del mare con il Mar Polare Artico, che poi finirà per essere completamente ice free nei periodi di estate e di autunno. Inoltre c'è da considerare il fatto che queste presunte fantomatiche tecnologie di terraformazione dovrebbero acquisire questi gas ad effetto serra, compattarli, renderli non solubili e poi interrarli o comunque metterli al sicuro da qualche parte, onde evitare che il flusso, diciamo, e il ciclo dell'acqua finisca per sciogliere questi gas ad effetto serra, riportandoli praticamente in circolazione. Per fare tutto questo occorrerà dell'energia. Se la produzione di energia per coprire questo enorme fabbisogno che dovrà essere alimentato per un lunghissimo arco di tempo, decenni o anche più, verrà soddisfatto con fonti non rinnovabili, ossia con carburanti fossili, tutto questo processo sarà essenzialmente inutile, dato che l'energia prodotta per alimentare il processo di decarbonizzazione concorrerà in modo negativo all'emissione di ulteriori gas serra e quindi di conseguenza non si avrà mai un impatto negativo ed una riduzione dei gas serra come IPCC va a fantasticare nei due percorsi evidenziati.
ciao, benvenuti a Speciale Guerre Puniche 2, Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di episodi di podcasting destinati a fornire brevi pillole sulle ragioni dell'esistenza e detonazione delle Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Buon ascolto!